Questo programma è offerto da Stranges Viaggi, è un'azienda operante nel settore turistico e con esperienza pluridecennale. Offre trasferimenti da e per aeroporto, stazione ferroviaria, gite, pellegrinaggi, eventi sportivi e tanto altro. Pullman a noleggio con conducente di minivan e autobus da 8 a 64 posti, dotati di ogni comfort, prese USB, sedili reclinabili e servizi igienici. Stranges Viaggi, da sempre pronto alle vostre esigenze. Macelleria Il Gusto delle Carni, macelleria gastronomia, carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria, banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. TT Porte Blindati, progetta e realizza per porte blindate, associando la qualità Made in Italy, dei materiali selezionati allo stile e alla cura del designer. Tante le soluzioni a disposizione per i nostri clienti: pannelli di rivestimento, classi di sicurezza, porte blindate filo muro, accessori, porte blindate con Boiser. TT Porte Blindati, via Savutano 102, Lamezia Terme, Catanzaro. Buon pomeriggio a tutti, qui dagli studi di ST Television, in compagnia con il nostro sindaco della nostra città, Paolo Mascaro, in diretta come sempre ogni martedì, puntuale, sempre un quarto d'ora di ritardo accademico, 10 minuti. Allora, sindaco, come va innanzitutto? Tutto bene. Tutto procede bene? Sì. E iniziamo già con una bella notizia, non so se è vero però, voci di corridoio. Ma è vero che stiamo rifacendo, stanno per arrivare tutti i nuovi pullman della multiservizi? Ancora una volta mi sorprendi. Diciamo che la multiservizi ha avuto un cofinanziamento al 90% e sta così proseguendo una grande opera di rinnovamento dei propri mezzi, e quindi nei prossimi giorni di certo ci sarà una bellissima ulteriore novità. Cioè, avremo un Natale con gli autobus nuovi della città. Ci saranno autobus nuovi, sì. Io certe volte amo pensare al passato e ricordo che quando fui eletto sindaco la prima volta nel 2015 e vedevo quei mezzi della Lamezia Multiservizi che giravano per la città, avevo davvero
la sensazione che si fosse un po' tutti 30, 40, 50 anni indietro, nel senso che ricordiamo che erano pullman che si fermavano per strada, a volte pullman che si incendiavano, a volte pullman che il freno a mano cedeva e andavano dritti casomai per Piazza Mazzini, sicuramente non erano di bell'aspetto. Noi abbiamo attuato, e di questo davvero ringrazio i vertici della Lamezia Multiservizi, un'opera di progressivo rinnovamento un po' di tutti i pullman e anche di quelli importantissimi del trasporto scolastico. Già oggi a vederle è un'altra cosa, però ci sarà sicuramente questa bellissima sorpresa pre-natalizia e ci saranno sicuramente questi altri mezzi. Questa credo è che una bella notizia. A giorni informeremo anche gli organi di stampa in maniera che, come è giusto e doveroso che sia, ci sia anche una presentazione di questi nuovi mezzi. Tu hai un po', per così dire, rovinato quella che doveva essere. No, se la so la cosa devo dire. Sì, però l'abbiamo detto adesso in diretta TV ed è sicuramente una notizia molto bella, perché questi mezzi effettivamente so che sono già arrivati, che si stavano facendo immatricolazione, assicurazioni, ogni volta che c'era rottamazione di qualche pullman vecchio, e quindi un ulteriore passo in avanti in una città che oggi effettivamente sta man mano crescendo e con e delle cose piacere, che sono sotto proprio gli occhi di tutti. No, devo dire subito una cosa, mi stanno chiamando da Via dei Mille, alle Mese Terme, sì, che c'è un palo, no, della luce che sarà stato, non lo so, accidentalmente tirato da un altro mezzo e ha staccato i fili che porta in una traversa. Quindi questa è come pubblica illuminazione. Pubblica illuminazione, è a tutto il buio, la traversa di Via dei Mille, non c'è la luce. Cosa deve fare un cittadino in modo che si intervenga subito? No, guarda, su questo se tratta, siccome tu mi hai detto, di pubblica illuminazione, City Green Light ha anche un'app che è comodissima, è proprio l'app di City Green Light, va scaricata sul cellulare. Anch'io che non sono molto tecnologico l'ho scaricata, e sono io stesso tante volte, se passo da una via, è capitato tipo alcune volte a Piazza Mazzini o è capitato alcune volte alla Mezza Terme San Biase, che vedevo alcune vie che erano al buio, io faccio la segnalazione. E devo dire che con grande efficienza, quando si tratta di sostituzioni semplici e comunque con i tempi necessari, quando si tratta invece di casi in particolare, tipo questa sostituzione, mi pare di capire, proprio di un palo della pubblica illuminazione, intervengono. Però dico a tutti i cittadini di scaricarsi sul proprio cellulare l'app di City Green Light. Le spiegazioni sono semplicissime, si va sulla città di Lamezia Terme e basta indicare la via, quella che è la modalità di guasto, e lì informano anche su quello che sono i vari step, quindi segnalazione ricevuta, segnalazione, dicono quali sono le tematiche e ti dicono anche con un bollino verde quando si è provveduto a riparare. Quindi per qualsiasi segnalazione, app di City Green Light. Avvisiamo questo cittadino che ci sta chiamando per questa illuminazione di questa faccio via. Un esempio anche per quanto riguarda le strisce blu, altra innovazione che un po' a livello di macchinette è intervenuta durante la nostra amministrazione. Anche lì per esempio c'è un'app che è comodissima, non tanti lo sanno, ma c'è un'app che si può scaricare sul cellulare e da lì proprio controllare anche la scadenza di quello che è il tempo del proprio biglietto, di poter senza maggiorazione alcuna sulle carte di credito continuare a pagare tipo per altri 20 minuti, per un'altra ora. Quindi sono tutte cose che si hanno a disposizione alla mesa. A volte forse pensiamo che noi come territorio siamo indietro, invece non è così. Quindi sono delle segnalazioni importanti, sia l'app di SIS per quanto riguarda le strisce blu e sia l'app di City Green Light, che è altra app particolarmente importante, che può essere di aiuto e di ausilio a tutti i cittadini. Bene sindaco, ieri c'è stato un consiglio comunale aperto al comune delle Venezia Terme per quanto riguarda l'anno contro la violenza delle donne. È stata molto partecipata come associazione. Ce lo vuoi raccontare come è andato questo consiglio comunale contro la violenza sulle donne?
Sì, si è ritenuto un po' di convocare questo Consiglio Comunale aperto, una sollecitazione che viene dalla Commissione Pari Opportunità, subito recepita dalla Presidenza del Consiglio Comunale, e vi è stato un Consiglio Comunale aperto, quindi un regolare Consiglio Comunale che si è concluso con l'approvazione di una mozione, ma che ha visto 3 ore circa di partecipato dibattito. Anzitutto è stato bello vedere che un po' è stato un Consiglio Comunale dove non vi era uno spazio libero, perché c'erano dovremmo centinaia avere, scusa, una sì. telefonata in diretta sì. vediamo se è vero. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sono Cuda. È in diretta in televisione col sindaco, voleva parlare col sindaco, ho riconosciuto il numero. Sì. Prego, signor Cuda, si rivolga al sindaco. Buonasera. Allora, signor sindaco, sono Cuda Alfonso. Sì. Sì, volevo dire al signor Sanzi, anzi, prima di tutto, tanti saluti, signor sindaco. Sì, tanti saluti, avevo già detto buon pomeriggio, buonasera, sì. Allora, volevo dire al signor sindaco che abbiamo fatto già queste segnalazioni sull'app. Ah, quindi è per il problema della pubblica illuminazione? Sì. Quella... sì. Ah, sì. Bene. Sono venuti. Sì. Hanno fatto degli accertamenti. Sì. E ci hanno detto che non è compito loro. Sì, per la pubblica illuminazione, sì. Vabbè, allora si tratta di un caso particolare, dobbiamo pigliare delle informazioni sul perché non è compito loro, perché credo che se riguarda la pubblica illuminazione il servizio è gestito da City Green Light, quindi sarà loro compito, però mi posso informare io per capire la problematica particolare che si sarà verificata. Probabilmente necessitano forse di un'autorizzazione da parte dell'ufficio comunale per la sostituzione del palo. Mi informo io, restiamo già adesso che martedì prossimo ci aggiorniamo anche telefonicamente su questa problematica. Va benissimo, va la bene. Ringrazio sì. e siamo nelle sue mani. Sì, assolutamente, bene. Grazie. Sta grazie. Segnando già grazie. Il sindaco grazie. Prontamente. Grazie. La saluto, signor Cura. Arrivederci, tante grazie. Cose. Grazie per la telefonata. Vi ricordo chi vuole contattarci in diretta. Basta fare il numero 339-311-5829 oppure mandarci dei messaggi o WhatsApp su questo numero. Sì. Ogni segnalazione. Sì, no, questa allora è particolare, vedo che già comunque i nostri concittadini conoscono anche l'esistenza dell'app, questa è una cosa importante, questo sarà un caso particolare, quindi è giusto che su questo mi informi e possa riferire martedì prossimo. Bene, si parlava appunto di Consiglio Comunale sì. aperto alle donne. Sì, stavo dicendo che una cosa bella anzitutto è stato che in questo Consiglio Comunale c'era proprio una platea di 300 ragazzi, 250 delle scuole, quindi hanno partecipato dall'inizio sino a quasi alla fine. Poi sono dovute andare via perché la multiservizi espletava il servizio navetta e doveva conciliarlo con gli orari di uscita delle altre scuole, però sono rimasti bene o male sino quasi alle 13. È stato molto bello perché partecipato, ricco di interventi molto significativi. Devo davvero ringraziare, al di là della presenza del Consiglio Comunale, della presenza delle Commissioni Pari Opportunità e tutti i consiglieri comunali, anche la magistratura che è stata presente, con la Presidente Gabriella Reillo, col Presidente Gianni Garofalo, con la Presidente Angelina Silvestri. Vi sono state le forze dell'ordine che tra l'altro hanno dato anche dei consigli, suggerimenti, rappresentato determinate tematiche di particolare importanza anche per l'ascolto da parte degli alunni, e poi le tantissime associazioni che sono intervenute, che hanno tutte portato un contributo molto attivo e fattivo alla discussione per far sì che questo sia un argomento che possa non passare mai nel dimenticatoio, che possa essere sempre nell'agenda di tutti, nella mente di tutti, e che passi il messaggio educativo e di crescita culturale del rifiuto di ogni forma di violenza, e in questo caso sicuramente del rifiuto di ogni forma di violenza fisica o morale anche nei confronti delle donne. Invece domani e dopodomani ci saranno sì. altri due consigli comunali riguardanti
il consolidamento del bilancio. Sì, sì, diciamo è stato convocato il Consiglio Comunale in prima e in seconda convocazione, quindi si terrà o domani o dopodomani. È un Consiglio Comunale importante perché sull'assestamento e sulla verifica degli equilibri di bilancio, quindi è una scadenza che è prevista per tutti gli enti locali, è una scadenza che è prevista per il 30 novembre, quindi è la data nella quale appunto ogni ente locale dovrà assestare il proprio bilancio, verificando anzitutto il rispetto degli equilibri di bilancio e modificando, se ritiene, alcune cose. Noi come amministrazione abbiamo fatto due delibere di giunta che ritengo essere molto 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 importanti, perché c'è una delibera che riguarda la modifica al piano triennale delle opere pubbliche, perché abbiamo da alcune somme che erano vincolate con l'avanzo amministrazione da oneri di urbanizzazione, abbiamo prelevato alcune di queste somme per far sì che entro il 31 dicembre del 2023 si possano contrarre le obbligazioni giuridicamente vincolanti per aspetti molto importanti, perché 600.000 euro verranno destinati subito, perché entro il 31 dicembre bisognerà proprio assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante. Ciò significa che ci deve essere già il soggetto che li realizzerà, quindi non parliamo di chiacchiere o di parole, ma di fatti che si faranno nel prossimo mese. 600.000 euro, dicevo, per quanto riguarda, lo accennavo qualche giorno addietro, la realizzazione di altri loculi cimiteriali, nel senso che i 340 i cui lavori, se non sono partiti, stanno partendo in queste ore, oltre a quei 340 se ne realizzeranno altri 500-550, ed è stata appunto reperita questa somma di 600.000 euro. Vi è altra somma che mi pare sia di 436.000 euro che servirà per la bitumazione di altre strade, quindi in questi giorni i cittadini hanno ammirato un po' via Murat, che sta proseguendo anche oggi con Sorical, che sta continuando nell'opera di bitumazione di propria pertinenza, ma ci sono queste altre risorse che sono state destinate proprio alla scarifica e bitumazione di altre strade, così come vi è altra somma di circa 1 milione di euro che, grazie un po' alla buona amministrazione che si è portata avanti in questi anni, saranno destinatari di due distinti accordi quadro che riguarderanno sia il ripristino definitivo di diverse strutture, qual è il Parco Mitoio, qual è lo stadio di Fronti, qual è lo stadio Provenzano, un locale che attivò la biblioteca comunale e tanti altri immobili comunali, e sia serviranno anche ai lavori scolastici per quanto riguarda i refettori, perché bisogna adeguarli adesso alle normative ASP, sia per quanto riguarda altre aree verdi della città o zone che sono in uno stato di degrado. Quindi sono circa 2 milioni di euro che abbiamo reperito dagli oneri di urbanizzazione, erano di avanzi vincolati di amministrazione, e in tempi brevissimi saranno proprio tradotti in opere che sicuramente costituiranno un ulteriore tassello per la nostra città. Quindi anche in questo caso noi non contraiamo mutui o creiamo altre posizioni debitorie, ma con soldi che siamo riusciti ad incassare anche come onere di urbanizzazione, li destiniamo a delle necessità e priorità che ci sono in città. Quindi è un consiglio comunale molto importante. Sindaco, è arrivata una chiamata e poi un messaggio a sua volta di un nostro cittadino allarmato. Sì. Dice: Sindaco, buongiorno, le ho inviato un messaggio per quanto riguarda l'ex fabbrica di mattoni di via Marconi. Sì. Dice che è molto pericolosa perché si respira, insomma, fibre di amianto e altro. E forse ci sta chiamando, vediamo. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sono senatore, vorrei interloquire con il sindaco. Buon pomeriggio. Per quanto riguarda via Marconi, sta chiamando? No. Ah, vabbè, allora che parli, che poi parlo di via Marconi col sindaco. Prego. Perfetto, grazie. Prego, il sindaco lo sta ascoltando. Perfetto, no. Sto parlando.
Pronto? Sì, un saluto a te Giovanni e un saluto al sindaco, ma più che il sindaco volevo salutare la persona dell'avvocato Mascaro, perché il sindaco passa, l'avvocato Mascaro resta. Esatto, sì. Bene, non deve dire altro, è un saluto praticamente. Si sente dentro e ritorno. Chiedo scusa, sì. Io è già la terza volta che. Sì, no, è già la terza volta che io sto chiamando. Prego. E pertanto mi scuso. Prego. Forse conviene che chiuda la televisione. Se, mentre... se abbassi la televisione, forse sente di più. Se no si distrae. Allora io volevo dire al sindaco, io abito di fronte alla farmacia Freccia e per... la televisione è abbassata, forse sono troppo io vicino alla televisione. No, va benissimo, no, va bene, sentiamo parli, benissimo. Parli. Perfetto, allora io volevo dire questo, io abito di fronte alla farmacia Freccia all'una casa. Sì. Allora volevo dire che noi abbiamo l'asilo Monsignor Moietta, che sono 4 anni che non funziona più. Noi vorremmo sapere che fine fa questa struttura, anche perché l'erba si sta mangiando tutta quanta la struttura, gli alberi hanno superato la struttura e pertanto, oltre a questo, ci sono topi che sono grandi quanto i gatti. E anche i gatti hanno paura di avvicinarsi a questa struttura. Hai capito poi? Abbiamo capito. Sì. Poi volevo dire un'altra cosa. Sì. Noi abbiamo, da dove fra Giacomo, da arrivare alla Chiesa della Pietà, che la strada è un macello. I marciapiedi, non le dico quello che sta succedendo. E poi volevo dire anche al signor sindaco, che è già la terza volta che io faccio la segnalazione per quanto concerne il dispensario. È un qualcosa di indecente. Noi abitiamo vicino e abbiamo i topi che vengono nei nostri giardini. Pertanto io sto dicendo che da quando sto chiamando non ho risolto niente. E ripeto al signor sindaco cortesemente che si interessa lui per vedere cosa bisogna fare per questa struttura. Sì. Grazie per la tua parola. Grazie, un abbraccio. Grazie. Allora, per quanto riguarda il dispensario, faremo delle segnalazioni all'ASP, perché quella è di proprietà dell'ASP, non è proprietà nostra ed è in condizioni di abbandono. È un peccato che quella struttura sia in quelle condizioni. E sicuramente, se non sente già qualcuno in diretta con la nostra trasmissione, vediamo anche noi di segnalare per capire quali sono gli intendimenti. Per quanto riguarda invece la struttura del comune, la politica dell'ente è quella di far sì che tutto ciò che oggi non sia più funzionale a quelle che sono le attività istituzionali dell'ente stessa vengono ad essere dismesse. Io sin dal 2015 ho portato avanti questa politica, perché mi sono ritrovato con tante strutture che erano solo o, come giustamente diceva il signore, in stato di abbandono, perché poi sa, già per noi è difficile gestire le scuole, le strutture sportive, i teatri e tutti quelli che sono gli immobili comunali funzionali al perseguimento delle attività istituzionali o comunque collegate all'ente. E ricordo che proprio quando fui eletto dissi subito: cerchiamo immediatamente di dismettere ciò che è superfluo, e abbiamo venduto quello che è l'ex mulino in via Indipendenza, abbiamo venduto un locale in via Garibaldi, abbiamo venduto dei beni che avevamo avuto tramite il federalismo demaniale. La nostra ottica, il nostro intendimento, anche ricordo la struttura in via Conforti, quella che era un po' gestita dalla Progetto Sud ma che restava di proprietà del Comune della Mezza Terme, quindi abbiamo regolarizzato una serie di situazioni che poi si potevano tradurre in alcuni casi in situazioni di abbandono. L'intendimento quindi resta sempre questo: non appena riusciamo con il personale che oggi è particolarmente oberato dalle scadenze del PNRR a portare avanti la nostra politica, è sicuramente quella di dismettere anche questa struttura, se la stessa oramai non necessita più come asilo, come si diceva prima, come scuola elementare o altro.
altro. Certamente non voglio però dire che sino a quando la struttura non sarà eventualmente alienata la lasciamo in situazione di abbandono, perché questa è di nostra pertinenza a differenza del dispensario, e quindi anche questa segnalazione io un po' adesso quando mi presterai la penna la segno, in maniera da segnalare che quest'area di nostra pertinenza venga ad essere un po' ripulita. Per quanto riguarda la strada, è una delle strade che noi stiamo attenzionando, no, il foglio ce l'ho, è una strada che noi stiamo attenzionando, e quindi andremo man mano, come stiamo facendo con tante vie che pian piano stanno riacquistando dignità, ce ne sono tante. Oggi sono, quando sono rientrato da Catanzaro, c'erano delle persone di alcune zone collinari di Lamezia Terme San Biase che mi dicevano di altre priorità. Le risorse noi cerchiamo man mano di reperirle, come ho detto prima 436.000 euro saranno svincolate grazie all'assestamento di bilancio di domani e dopodomani, e pian piano cerchiamo di migliorare le condizioni delle strade. Per oggi mi accontento un attimo di via Murat, che era in condizioni oggettivamente indecenti, e ogni giorno da quella strada transitavano centinaia e centinaia e centinaia di autovetture. Piano piano vedremo di fare anche quella. Sindaco, ritorno al messaggio di prima, che di questo nostro concittadino che si lamentava in via Marconi di questa ex fabbrica di mattonelle, mandato anche delle foto, insomma, che si respira a pianto, ci sono malati di tumore in zona e nessuno prende mai provvedimento. Si parla anche dell'ex fabbrica di Santa Torchia, tra campo Rom. Quella è la strada che io percorro giornalmente, perché è la strada che devo percorrere per andare dalla mia abitazione allo studio, quindi quella è una strada che percorro ogni giorno. Certo, trattasi lì di proprietà privata, e allora vi è un pericolo per la salute da parte di quelle coperture in Ethernet. Beh, possiamo sollecitare un po' quelli che sono gli uffici competenti perché possano dir questo, perché poi per il resto è proprietà privata. Certo. Quindi Però la proprietà privata, se il comune non interviene, perché può intossicare tutta la popolazione. Però il comune avrà anche delle responsabilità. Sì, certo, ma il comune non è l'organo che è abilitato ad andare a verificare quando, ad esempio, una copertura in Ethernet, ce ne sono tante in città, una copertura in Ethernet costituisca o non costituisca pericolo per la salute. Quindi vi sono degli organi a ciò deputati, il comune poi eventualmente interviene a tutela della salute pubblica. Faccio un esempio: quando arriva un verbale che vada a constatare questo, un po' è come quando tante volte a noi vigili del fuoco mandano segnalazioni per pericoli di crolli, per pericoli che possono esserci da cornicione e altro, allora noi facciamo l'ordinanza. Vediamo di segnalare anche questa struttura, che ripeto conosco perché per corro quella strada ogni mattina e ogni sera per verificare come sono le condizioni. Io al di là di questo mi auguro davvero che quella struttura, che è ubicata in un posto importante della città, e oggi vederla in quello stato di abbandono, al di là di quella che è la giustissima segnalazione a tutela della salute pubblica, però sa, è un po' un peccato anche che possa ancora versare in quello stato di abbandono. Noi stiamo cercando man mano di far sì che vi sia una politica che possa recuperare degli spazi abbandonati, quando ad esempio sull'ex cantina sociale, che era un luogo proprio di degrado assoluto, noi abbiamo favorito anche lì la dismissione dell'immobile comunale, è stato fatto perché si auspica che al posto di queste zone di degrado, di queste fabbricati abbandonati, cadenti, non utili alla comunità, vi possano essere delle attività pulsanti. Quindi l'auspicio è che quell'immobile possa speriamo anche al più presto possibile, non solo essere preservato da possibili danni alla salute, ma anche che poi possa diventare una fiorente attività o comunque un fabbricato residenziale. Quindi speriamo che ciò avvenga. Comunque è giusta la segnalazione da parte del cittadino, ripeto, non ho le competenze né i miei uffici sono istituzionalmente preposti a verificare se da lì possa derivare un danno alla salute, quindi dal punto di vista dell'amianto, però è una segnalazione che è giusto che noi eventualmente trasmettiamo ad altri soggetti. Sindaco, l'altro giorno, due settimane fa, abbiamo parlato di condominio Lamezia, questa non è associazione o diciamo nominativo che ha dato questo gruppo, ecco. Sì.
di questa che stanno organizzando nelle vie Corso Ginicota delle Mese Terme il sabato, diciamo, con attrattive, trampolieri, sì, mangiatori di fuoco, attrazione per i bambini. E sta crescendo a macchia d'olio, nel senso che i commercianti stanno partecipando, aumentano sempre di più. Insomma, e ieri mi dicevano, ma perché il sindaco non è venuto a vedere quello che stiamo facendo? Non cerchiamo niente, però almeno che sia la presenza del sindaco. No, ma io... Cioè, la sto invitando ad andare a vedere. No, grazie, ringrazio questa, a livello cosiddetto di invita, è la prima parola che sento, però ciò non toglie che io amo comunque vivere la nostra città, quindi tante volte sono presente chiaramente anche senza invito. È stato di sabato pomeriggio, è capitato che vi sono stati altri impegni che mi hanno impedito di esserci, però è chiaro che farò di tutto per esserci e di sicuro anche l'altra volta io, quando è stata la precedente trasmissione in televisione, proprio ho lodato tantissimo l'iniziativa, è un'iniziativa bellissima, sta avvenendo alla Mensa come in altre città. Ho letto ad esempio anche che a Cosenza un po' tutte un po' commercianti, imprenditori stanno contribuendo proprio all'organizzazione anche dell'evento di fine anno. Sono cose bellissime, sono orgoglioso che anche nella nostra città vi sia questo momento così importante, che io ripeto non ci sono stato, ma per esempio non questo sabato ma due sabati fa c'era stato anche il vice sindaco un po' in giro, mi ha detto che è stato bellissimo, che comunque c'era tanta gente, che c'era tanto entusiasmo, quindi io ringrazio davvero tutti coloro che fanno parte di questo condominio Lamezia e sono contento che l'iniziativa sta avendo grande successo e facciamo un po' di tutto perché possa migliorare. Noi adesso, io oggi parlando un po' con la Multiservizi, ho sollecitato per quanto riguarda queste aree un po' centrali, soprattutto su via 20 Settembre, di procedere appena possibile anche alla potatura degli alberi che sono lì presenti, perché lì rispetto a quelli di Corso Giovanni Nicotera, che forse sono stati potati più di recente, lì quegli alberi non solo sono arrivati troppo all'altezza delle abitazioni, ma anche ho notato che la sera a livello di pubblica illuminazione oggi interferiscono con la tipologia di pubblica illuminazione che c'è via 20 Settembre, quindi ho raccomandato proprio stamattina di farli il prima possibile, perché ogni giorno di più la nostra città adesso sarà frequentata dal punto di vista commerciale, perché si avvicinano le festività natalizie. Poi se non erro sabato, quindi, si apriranno le luci per la prima... È giorno 1, ufficialmente partiranno le luminarie. Quindi ci siamo, mamma mia, ne parlavamo che sembrava essere una cosa lontana. Prima volta si accendono il giorno 1 dicembre. Già questa è la settimana che inizia il mese di dicembre, ragione. Sa che non ci ho pensato, però mi sembrava... Siamo sotto le feste natalizie, perciò quello che gli voglio raccomandare... Mi sembrava un po' più lontano. Il tempo passa, sì, muoviamoci con i lavori... No, certo, ma in questo momento comunque... Sembra che l'estate sia stato... È un positivo fiorire da questo punto di vista di lavori e altro, quindi le iniziative ci sono, quindi ringrazio i commercianti e spero davvero sabato pomeriggio di poter esserci e di fare un bel giro. Speriamo Lamezia, anche che sia una bella giornata. Esatto. Lamezia, il sabato comincia a essere frequentata da persone dei paesi limitrofi, no? Ma guarda, ti posso dire, qualche sabato addietro che sono uscito, in realtà ho incontrato dei miei amici di Catanzaro e una persona di Vibo che lavora nell'area Lamettina, ma che è di Vibo, quindi non solo i paesi limitrofi, cioè, viene gente, ma ci sono anche da Catanzaro. Sì, no, c'è gente che viene proprio per passeggiare sul viale Corso Giovanni Nicotera, il Corso Nomistrano, e andare nei locali del Lamettino, e c'è molta gente che arriva da fuori, e questo fa enormemente piacere, vuol dire un momento di crescita della nostra città. Sì, non c'è dubbio, no, ma per questo non ci si può lamentare come città, anche come vivacità. Ti faccio un altro esempio, io ieri sera, e ne approfitto di questa trasmissione perché a me piace fare i complimenti, soprattutto a chi merita di ricevere complimenti, ieri sera sono stata alla rappresentazione teatrale nella quale il regista Roberto Panzarella, il Piccolo Principe, quindi i giovani artisti lamettini associati, mi credi che sono state 2 ore splendide, un Piccolo Principe eccezionale, proprio bellissimo, bravissimo, cioè ha tenuto per 1 ora e 50 minuti. Roberto, 1 ora e 50 la scena è stato veramente uno spettacolo di luci, di colori, di vestiti, di attori, di nostri attori lametini, come diceva Roberto a
fine dell'opera teatrale c'era solo un attore che non era di Lamezia Terme, che era di Cosenza, tutti gli altri erano lametini. È stata una serata bellissima, non finisce l'eco di questa serata. E giovedì già sappiamo che vi è uno spettacolo teatrale, certo, con la Francini, che c'è già di fatto il tutto esaurito, oppure mi dicono che restino solo alcuni pochissimi biglietti dei palchetti laterali, e per dire che da questo punto di vista non ci si può lamentare, perché è una città che ce l'ha a 360 gradi, una grande vivacità. Quando sarà? Mi pare che sarà domenica su Corso Nicotera, l'avevo detto la volta scorsa, ci sarà anche quella bellissima manifestazione, esatto, podistica da 1 a 15 anni e da 65 a 110 anni ci sarà questa manifestazione su Corso Giovanni Nicotera, che proprio servirà anche a vivacizzare quelle aree, a farle conoscere a chi non è di Lamezia. Quindi diciamo sono un insieme di positive molte iniziative nella città della Lamezia Terme, questo non lamentiamoci sempre, cioè è molto più bello vivere queste attività che lamentarsi dicendo a Lamezia così e a Lamezia colì. È iniziato anche le matinee al teatro Grandinetti, e quindi ci sono sia tramite Teatro P sia tramite altre compagnie teatrali, vi sono degli spettacoli che stanno avendo anche se il sold out, quindi c'è sempre una positiva vivacità in tutti gli ambiti, e di questo dobbiamo da lametini essere orgogliosi. Questo risveglio della nostra città porta molta positività, no? Cioè, si vede che è diminuita anche la delinquenza, diciamo, no? C'è un'apertura dei cervelli dei giovani. Sì, sicuramente. Perciò, si vive la città come si deve vivere. Sì, probabilmente anche comunque l'opera. Meno che fatti di cronaca. L'opera importantissima che è stata portata avanti da Forza dell'Ordine e Magistratura. Certo. Probabilmente, sono tutte cose che sono l'una come i vasi comunicanti, si è tutti collegati. Allora, la diminuzione della criminalità ha portato una maggiore effervescenza in ambito imprenditoriale. È normale, si sa bene, quando c'è il gioco della criminalità, quando c'è la cappa, meno si è propensi anche ad investire, a fare qualcosa. Oggi la criminalità è stata, io lo dico sempre, mai abbassare la guardia alla Lamezia Terme, perché è città che comunque c'ha delle problematiche. Città che non consentono mai di abbassare la guardia, ma certo lo dicevi bene prima tu, cioè se oggi noi andiamo a pigliarci le notizie di cronaca, faccio un esempio, l'anno 2023, noi vediamo che fortunatamente la Lamezia Terme è una delle città che è più immune da notizie negative, e questo fa vivere meglio, fa crescere la fiducia, fa venire voglia a tanti di fare tante cose. Ma poi ci sono tante cose, c'è il modo di passeggiare, il corso Lungomare, Fabineta, sì, sono tante possibilità attrattive all'interno della città, teatro, sì, certo. Sport. Noi abbiamo dei parchi cittadini che sono stupendi, però quei ponti ancora non li dobbiamo aggiustare. Ma l'abbiamo detto, ponti sì, quelli li faremo anche quelli, quindi da questo punto di vista, assolutamente. Però sì, devo dire che assolutamente sì, la città è una città che si vive bene. Ripeto, da qui al 31 dicembre, a livello di opere che queste cosiddette più piccole, non da finanziamenti PNRR, ti ho già detto, sono 2 milioni di euro che noi abbiamo dagli avanzi vincolati di amministrazione con l'assestamento di bilancio svincolati, sono 2 milioni di euro che andranno proprio per queste tipologie di opere. È ovvio, bisogna pensare ai loculi al cimitero, bisogna pensare all'abitazione alle strade, bisogna pensare al Provenzano, bisogna pensare allo stadio di fronte, bisogna pensare ai refettori scolastici, bisogna pensare all'altro stabile che c'è lì accanto alla biblioteca comunale di Palazzo Nicotera, perché ormai quella biblioteca comunale è diventata veramente uno dei luoghi culturali più importanti della Calabria, questo ce lo riconoscono tutti, e quindi abbiamo pensato che essendoci altro immobile comunale lì adiacente, del quale probabilmente molti ignorano anche l'esistenza, noi abbiamo impegnato delle risorse proprio per far ritornare in vita anche questo stabile comunale. Chiaramente lo facciamo con nostre risorse, perché possiamo farlo. Miglioreremo anche con queste somme che abbiamo reperito ulteriormente quella che è la situazione dei lungomare, sia di Ginepriche, del Falcone Borsellino. Insomma, ci sono una serie di interventi che saranno esplicitati meglio nei prossimi giorni, perché gli
uffici stanno proprio lavorando ad una sorta di progettazione esecutiva di opere che saranno realizzate in tempi brevissimi, proprio perché, l'ho detto prima, le obbligazioni giuridicamente vincolanti andranno assunte entro il 31 dicembre del 2023. Ciò significa che il soggetto che dovrà effettuare le opere avrà già la consegna entro quella data, per cui sono cose immediate. Una domanda che la voglio fare, che ho notato, una cosa che ho notato, perché vado a camminare tutti i giorni nella zona del Caparone, Marinella, ho notato che ormai c'è un'immigrazione, invece di stare in città si vive tutto l'anno alla pineta di Caparone o alla Marinella. C'è stata questa inversione, a volte erano zone turistiche abbandonate d'inverno, adesso d'estate abbandonate d'inverno e d'estate piene. Invece questa, non sto notando che molta gente vive tutto l'anno nelle zone del mare. È sempre popolato. Diciamo. Sì, ma soprattutto lì, allora, la Marinella di Lamezia Terme ha avuto in questi ultimi anni una crescita spaventosa in termini proprio di richiesta di attrattività, e molti oggi hanno ritenuto, mentre tutti un po' eravamo abituati a considerarlo luogo di residenza estiva, esatto. I due mesi si andava bene, ci sono tante famiglie che lì abitano, è una cosa bella. Anche il Caparone. No, abbiamo destinato tramite il PINQA delle risorse, quindi lì la zona, faccio sempre della Marinella, vi saranno anche degli interventi anche strutturali di miglioramento proprio poi della vivibilità in quelle aree, quindi ci saranno degli interventi particolarmente importanti anche sotto il profilo dei collegamenti, via Biagio e via D'Antona in questo momento sono due parallele non comunicanti, e vi sarà anche l'attraversamento, vi sono tutta una serie di opere che in queste ore avranno un passo in avanti importante, perché credo che mentre noi parliamo probabilmente vi sono delle determine che si stanno per pubblicare che fanno sì che si avvicini veramente a grandissimi passi anche la consegna dei lavori, quindi sono cose che in quest'anno e mezzo le vedremo anche tramite questa trasmissione, le vedremo crescere giorno dopo giorno. Vi faccio un esempio, il 27, quindi sarebbe ieri, per quanto riguarda l'asilo nido Ligea, quello che sarà il nuovo bellissimo asilo nido d'infanzia che sarà realizzato alla Lamezia Terme tramite i fondi PNRR, un finanziamento di circa 1.900.000 euro. Se si va a guardare l'albo pretorio di ieri, è stata pubblicata la chiusura con esito positivo della conferenza dei servizi. Ciò significa che anche lì, dove è stato già portato avanti un po' l'appalto integrato, già lì crediamo nel mese di gennaio partiranno i lavori della realizzazione di questo asilo, parliamo della zona della concattedrale, zona Piano Api, partiranno questi lavori come partiranno i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola di Via delle Rose. Quindi in questi 19 mesi, quanti sono che abbiamo da qui a fine consiliatura, settimana dopo settimana avremo queste notizie. Settimana prossima avremo sicuramente in termini di PNRR altre importanti novità. Allora, qua ci sono dei messaggi, Pasqualino Isabella che dice buon pomeriggio, vi sono novità sullo spostamento Canadair da Lamezia a Crotone, la città qualora dovesse essere vera perderà un importante presidio, nonché tutto l'indotto derivante dalla presenza del personale verrà penalizzato. No, al momento novità importanti non ce ne sono. Questa è una tematica che si interfaccia, si interconnette molto con la realizzazione della nuova aerostazione, la cui progettazione un po' esecutiva e definitiva sta andando avanti, e quindi ancora novità particolari non ce ne sono, per cui non facciamoci la testa prima che questa possa essere rotta. C'è il signor Francesco Canzonieri che ci dice che con le piogge di questi giorni le buche sulle strade sono diventate molto profonde e pericolose, in particolar modo il piazzale del Termina in via Cristoforo Colombo è diventato una groviera, è molto pericoloso per tutte le persone che frequentano tutti i giorni. Effettivamente sì, il terminal anche è messo male. Quello è un posto dove ci passo ogni giorno, quello è messo male, è un'estensione molto grande quella, quindi nell'ambito un po' della distribuzione delle risorse stiamo verificando la graduazione di situazioni di disagio e di pericolo.
questo momento la maggiore attenzione è per le strade che sono percorse da mezzi, quindi da ciclomotori, da autovetture, quindi vi è una maggiore attenzione su queste strade. Abbiamo parlato già più volte di via Murat, una delle principali vie come volume di transito che c'è nella nostra città, però anche da lì passo ogni giorno inevitabilmente nella via obbligata comune studio e vedo che la condizione non è delle migliori. Vediamo come fare, però quella è un'estensione importante in termini proprio di metri quadri e le risorse necessarie per quell'area sono equivalenti a diversi chilometri di strada percorsa da ciclomotore e autovetture, quindi stiamo valutando in una ottica proprio di gradualità delle strade. Non, quando abbiamo parlato ad esempio adesso di impegnare questi ulteriori 436.000 euro, lo dico chiaramente, non è stata inserita come priorità quella di via Colombo, che è soggetta un po' solo a transito pedonale e non di fatto ad un transito veicolare. Vediamo man mano che liberiamo altre risorse. Qua c'è la solita lamentela sempre dei progetti, delle buche, del signor Pietro Giampà, più o meno si ripete. Allora, hanno ragione, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che, io ricordo, certe volte torno sempre al 2015 per cercare di aiutare soprattutto la memoria ad alcuni, io ricordo com'era una mulattiera tutta via dei Bizantini, tutta, a partire dal Risto Bruzzi, in pratica a salire sino alla Madonnina, era una mulattiera totale che se pioveva uno si doveva fare prima il segno della croce 7 volte e poi dire vado o non vado. E quella fu fatta. Via Murat la settimana scorsa era una mulattiera. Vediamo piano piano di riuscire a parare. È chiaro che le piogge in tutta la nazione, ahimè, oggi quando si verificano eventi piovosi, le strade che non sono state oggetto di recente di una manutenzione cosiddetta straordinaria tendono un po' a peggiorare. Dobbiamo fare in modo che man mano le possiamo migliorare, ma sono ben consapevole che ce ne sono tante. Se noi adesso abbiamo deciso nello svincolare queste somme, 436 o 438 mila euro, di destinarle come ulteriore lavoro straordinario sulla manutenzione stradale, perché sappiamo bene che sono una delle criticità di questa città. Poi c'è un messaggio della signora Emilia che dice: quando verranno piantumati gli alberi su via Leonardo da Vinci? Tristissima senza. Quando verrà attivata una piccola la raccolta differenziata nei cimiteri? Beh, via Leonardo da Vinci comunque non è una via che non ha alberatura, anzi alberatura non, adesso riprenderanno i lavori perché non sono stati completati, però è una via che l'alberatura ce l'ha, c'è anche un'area verde comunale che è quella proprio prospiciente il liceo classico, quindi non c'è l'immagine di una città arida cementificata lì. Sicuramente devono essere ultimati i lavori e ci sarà la piantumazione di questi altri alberi, che mi diceva proprio l'altro giorno il dirigente, che dovrebbe arrivare a momenti, quindi sicuramente entro 10-15 giorni ci saranno queste ulteriori piantumazioni, però non è una zona che dà l'immagine dell'assenza del verde, perché ci sono anche le villette lì accanto. Un momento, quindi... abbiamo una telefonata di una persona che fa tanto per la nostra città ed è il dottor Giuseppe Colangelo. Caro Giuseppe, buon pomeriggio, siamo in diretta. Buon pomeriggio, sa, sì, ho seguito la diretta, approfitto per salutare il sindaco. Oh, un abbraccio grandissimo, e sempre grazie per tutto quello che quotidianamente viene portato avanti per la nostra città. Ma quando uno ama la propria terra non deve essere ringraziato, penso, è una cosa che nasce dal cuore, come lei stesso fa ogni giorno dedicandosi alla città di Lamezia, per cui cerco di dare il mio contributo anche se da lontano, insieme a tanti amici residenti a Lamezia, che esistono veramente i lamedini che ci tengono alla propria città, che vogliono far riemergere nel vero senso della parola. E diciamo che grazie ai ragazzi, io non ho fatto nulla, ai ragazzi di Lamezia, di Calabria Calcio Protetta, stiamo facendo belle cose, non solo a Lamezia ma in tutta la regione Calabria. E appunto sì, su questo la telefonata che ho fatto a Colangelo è per ricordare che un altro defibrillatore verrà emesso nelle nostre città giorno 1. Sì. Possiamo dire che grazie Giuseppe è una città cardioprotetta. Diciamo che, come dire,
innanzitutto approfitto, Giovanni, grazie, di ringraziare la dirigente scolastica della Pietrantito che è stata sensibilissima dopo l'evento che abbiamo organizzato insieme a Giovanni De Grazia, Gianni De Fazio, perdonami, Alfredo Latelli, a Stefano Puglia, Giuseppe Appettino, insomma veramente Salvatore Delia, insomma tutto il gruppo di Calabria Calde Pronte che si sta allargando piano piano. Tanti altri ragazzi, soprattutto sanitari, si stanno avvicinando, anche perché tengo a sottolineare che proprio grazie al dottor Ceravolo, Roberto Ceravolo, che è il primario della Canzoni della Lamezia, si è parlato di Calabria Calde Pronte recentemente a un congresso di grande prestigio come Lamezia Cuore. Questo mi ha veramente onorato e per questo lo ringrazio nuovamente. E quindi un altro defibrillatore si aggiunge alla lunga lista, ma ne metteremo altri. Il mio invito, approfitto per defibrillare il sindaco, visto che ce l'ho dall'altra parte, è quello di mettere una segnaletica perché i turisti, ma non solo i turisti, anche i cittadini di Lamezia, possano sapere dove sono ubicati questi defibrillatori. Questi defibrillatori che sono pubblici, quindi sono alla portata di tutti e sono della città di Lamezia e del comune di Lamezia. Una assolutamente cosa, sì, condivido dire, e ringrazio comunque ancora anche la dirigente dell'Ardito Don Bosco per questa grande sensibilità mostrata. Per quanto riguarda Roberto Ceravolo, sì, sono stato anche io a quel bellissimo convegno e quindi aver parlato anche un po' di Calabria Calde Pronte, di queste iniziative, è stata una cosa bellissima che rende davvero grande onore per la nostra città, perché è un senso di crescita, di maturità, di comunità e di solidarietà. Sì, pensare appunto su proprio questo, quello che sta dicendo, sì, le volevo dire che noi, se ben ricordi Giuseppe, il primo defibrillatore che ha messo Giuseppe insieme all'associazione Calabria Cardioprotetti fu vicino il Cavaliere, via Cassole, neanche esisteva, fu piazzato esatto, e venne piazzato questo defibrillatore. Tutti dicevano chissà quanto dura, chissà ma tutti a Lamezia, tutti i defibrillatori sono attivi e funzionanti, non c'è stato un atto vandalico. Neanche tutto in queste zone centrali, c'è quello del Cavarone, Piazza Italia, Piazza 5 Dicembre, a Santa Ofelia, Lungomare. Ecco, qua si vede il cambiamento di mentalità. Devo dire la verità, Parco Impastato. Il sindaco è stato presente anche al Parco Peppino Impastato, anche lì tutti quanti dicevano durerà poco, ma in realtà è durato e quindi... Sì. Diciamo perché i lametini ci tengono, amano la propria città. No, sta cambiando la mentalità dei lametini, tu stavo dicendo. Sì, è molto positivo, importante, importantissimo. Va bene, Giuseppe, quando ci vediamo? Grazie per la telefonata. Quando ci vediamo? Non lo so, penso per dicembre, di scendere e di salutare per gli auguri più che altro giù alla Lamezia. Spero di incontrare il sindaco. Assolutamente, è anche mio auspicio. Grazie. Io ti aspetto qua in televisione. Va benissimo, approfitto per salutare tutti i Lamezzi, tutti i lametini e non solo, e soprattutto l'invito a far parte del gruppo Calabria Calde Pronte. Grazie per quello che fai. Grazie a voi. Grazie, buon pomeriggio. Ciao Giuseppe. Grazie, altrettanto a voi, buon lavoro. Grazie. Ed era il dottor cardiologo. Di grande attualità, ha fatto bene a ricordare che nel pomeriggio dell'1 dicembre ci sarà questo ulteriore defibrillatore. Bisogna ringraziare tutti i ragazzi che collaborano con lui. Vedo la mentalità cambiare della città. Il defibrillatore, per esempio, nessuno ci credeva che al Cafarone... Non c'è, è sempre abbandonato. Sicuramente è decentrato. Qualcuno farà il dispetto, invece è intatto, non gli tocca nessuno, perché sanno l'importanza del defibrillatore. Sì, ma il defibrillatore può salvare una vita, e quindi chi è che può andare a fare un gesto contro la vita? Anche perché la vita potrebbe essere la propria. No, perché questo è un servizio. Ciascuno di noi può trovarsi in via Michelangelo di fronte alla Pietra Ardito ed essere lui ad avere bisogno del defibrillatore. Ho visto un servizio Striscia Notizie, in una grande città i defibrillatori li hanno rotti tutti. In questo, hai già fatto prima una segnalazione in positivo della nostra città sotto il profilo della criminalità.
è importante che lo sia anche sotto il profilo della limitazione degli atti vandalici. Io mi auguro che si possa tutti assieme ancora migliorare, per esempio sotto il profilo del decoro urbano e quindi dell'essere tutti protagonisti di una città più bella. L'altro giorno mi sono arrabbiato perché ho visto 3 macchine davanti a me, ma non sono riuscito a vedere, hanno abbassato il finestrino è buttato dal finestrino proprio una busta di carta, cioè buttata per la strada. Quindi non è neanche quando c'è il solito dico, ah ma sai, ma se uno non trova il cestino deve buttare la cestino cosa. No, lì hanno, ho visto io 3 macchine avanti, hanno abbassato un finestrino, hanno buttato una cosa e continuano dritto, ma proprio fregandosene di tutto e di tutti, anche di chi da dietro ha visto anche la targa, ha visto tutto. Quindi tante cose bellissime tu hai evidenziato, una città che oggi sotto il profilo della delinquenza ha fatto tanti passi in avanti nella serenità di vita, hai evidenziato una città che rispetta per esempio quello che può essere il diritto di tutti alla salute, tutelando, proprio proteggendo questi defibrillatori. Facciamo un ulteriore passettino, anche la più minuscola delle carte, non buttiamola a terra, esatto. Né tantomeno le lavatrici, le lavastoviglie, i copertoni, quelli che sono ingombranti in genere, quelli che sono residui da lavorazione che vengono fatti a casa. Un'altra miglioria, sindaco, sembra, non è banale quello che dico, anche che i proprietari dei cani, una volta facevano fare diciamo gli escrementi al cane ovunque si trovassero e se ne fregavano, adesso tutti con la bustina, sì. Educata. Ancora qualcuno c'è che non qualcuno lo fa. C'è, vabbè, ancora che, qualcuno, ancora però qualcuno anche c'è. Anche su questo è migliorato la nostra città. Sì, sì, assolutamente. Che ha il cane rispetto alle vie della città. Sì, infatti trovi sempre vicino agli alberi, sul corso, sempre meno escrementi di cane. Sì, perché sì, i proprietari raccolgono. Sì, assolutamente. Dobbiamo dare atto. Che su 20 almeno 18 le raccolgono. Esatto, quindi poche vuoi. Chiaramente se uno non la raccoglie, l'occhio va su quello che è. Non su casomai 100 che sono stati raccolti, questo c'è. Però lavoriamo tutti assieme, trasmettiamolo anche televisivamente il messaggio che la città di una tutti. Una cosa che deve il marciapiede, il corso Giovanni Nicota sul corso della Mesia Terme sono tutti un po' rovinati. Li state transennando? Oppure quando si potrà ci sono fare? Pure questi sottoservizi che ci massacrano, perché certe volte tramite sottoservizi fanno, c'è una turbazione molto vecchia che crea questi vuoti. A volte però che, qualcuno può bisognerà intervenire. Sappiamo che come nelle mesi senza assicurazione. L'intervento è economicamente importante, quindi vediamo un attimino come fare. Perché l'assicurazione mi ha detto che non serve per la città. Non è che non serve l'assicurazione, ho detto che oggi in una visione da buon padre di famiglia, se noi dobbiamo pensare a quella che era l'assicurazione che c'era in passato e che quello che il mercato ti offre, cioè con la franchigia sino a 1000 euro, in passato fu un incentivo ad inventarsi le storte ai piedi e qualunque cosa, quindi il costo del premio è altissimo, oggi è più che altro una questione di opportunità. Ma non è obbligatorio per il comune, non lo so, sono ignorante, non è obbligatorio per il comune. Dovrebbe avere un'assicurazione responsabilità civile. No, non è un campo di. No, sto dicendo, non è un sì, campo non lo di, so. Sì, non è un campo di assicurazione obbligatoria. Va bene. Ho capito. Io sento che abbiamo finito per oggi. È volato. Benissimo, sempre vola. Oh, è passato un'ora. Per questo Natale gli impegni di dicembre cosa saranno i suoi? Verranno gli appuntamenti settimanali qui negli studi? Certo, assolutamente. Quando in vacanza? No, assolutamente. Ci vedremo e aggiorneremo perché poi l'attività amministrativa non si ferma mai. Quindi certo. dobbiamo vederci. Si sta prendendo qualche giorno di ferie? Almeno qualche giorno. No, vediamo a fine anno al limite. Adesso niente, qualche weekend, niente. Vabbè, ma quando riesco domenica stacco. Va bene. Va bene, io la ringrazio sindaco. Grazie. Sempre disponibile, grazie. Puntuale in questa trasmissione che sta avendo, diciamo, un notevole successo. Sì, sì, vi saluto un signore da Medina dell'Australia, mi ha chiamato oggi. Ah sì? Sì, non mi ricordo come si chiama. È martedì prossimo, deve telefonarci in diretta, se è le 2:30 no, dell'Australia, non sono le 2 di notte. No, che io il numero, sul fuso orario non no, sono no, molto ma preparato. C'ho il numero, gli ho detto che eravamo in diretta, ho detto che ci aspettava. Vediamo se riesco a trovarlo, ho detto che non si addormentava e aspettava la telefonata. Mi ha ricordato una cosa, adesso vediamo se riesco a trovarlo, ecco, vediamo se lo troviamo.
Ecco. Ma non è che sono le tre di notte lì a Non lo so, mi sa di sì. Ha detto che ci aspettava, che ci seguiva. Forse perché lui possiede delle repliche e pensa adesso, che allora... Non mi ricordo come si chiama, dell'Australia. Ah, speriamo con lo sveglio di notte sopra salto. Bene, finito internazionale. Vediamo, ci vedono pure in Australia. Sì, ma c'è il rischio che pigliamo qualche mala parola, se no. Sta dormendo. Sta dormendo. Lascialo dormire. Va. Allora, facciamo una cosa. O io o tu ci studiamo il fuso orario con l'Australia. No, è notte. Capiamo là. Se alle 14.30 è notte. È notte, sindaco. È notte. Vediamo se c'è una allora, cosa. Piuttosto che svegliarlo noi di soprassalto, digliele per martedì prossimo di mettersi la sveglia. Si sveglia alle 4 di notte e ci fa una telefonata a lui tra le 2:30 e ecco, le 2:30. Giovanni, ricordati al sindaco la pulizia dei tombini e degli scoli in via del Progresso e in via dei Bizantini. Ma questo ospedale. È lui o è un altro? No, è un altro. Ah, pensavo dall'Australia guardando. Via dei Bizantini, ospedale. Per quanto quando piove c'è un lago. Via Donante abbiamo... Ecco, ci sta chiamando dall'Australia. Pronto? Pronto? Giovanni. Allora, che ora sono in Australia? Sono... aspetta che te lo dico. 1:46. Ecco, di notte. Di notte. E quindi vi abbiamo svegliato? No. Ah. Abbiamo vicino il sindaco Paolo Mascaro, siamo in diretta. Siamo in diretta, eh? Sì. Perché? Ci chiedevamo che orario fosse in Australia perché eravamo preoccupati di un risveglio notturno nel chiamare. No, ma Giovanni può sapere perché. Io lo so, sì. No, siccome mi hai detto, quando c'è il sindaco chiamami che lo voglio salutare e voglio salutare i miei amici, io ti ho chiamato... Come va in Australia, tutto bene? Ma è fatto la vita qua. Lei è della Lamezia Lamezia. Non ho capito, Giovanni. Tu sei di Lamezia Lamezia? Di Castro. E come ti chiami, nome e cognome? Via Garibaldi, che via? No, via Federico Nicota, a Monte Rosso. Come si chiama? Carlo Monterosso dell'Australia. Bene, ci saluta la sua famiglia e buonanotte. No, io non ho famiglia. Da solo, vabbè. Benissimo. Salutiamo la sua famiglia. Un grande abbraccio da tutta Lamezia. Grazie. Buonanotte, grazie, ciao. Buonanotte. E buongiorno a voi. grazie, ciao. No, ci teneva così tanto, mi chiamano dell'Australia perché vedi i miei programmi. Via Federico Nicotera, meno male ci ho passato tanti anni in quella zona, perché abitando io via Michelangelo, via Federico Nicotera era proprio a 20 metri. Allora, qua dice un'altra legge, sono le 2 di notte in Australia. Ah, quindi ci hanno aiutato, infatti lui parlava dell'1.45. Evidentemente sì. Carlo di notte sveglio. Di notte sveglio. Perché non era la voce di uno che abbiamo svegliato noi. No. Bene, sentite che abbiamo finito, abbiamo visto queste telefonate. Quando si pensa che tramite comunque la televisione davvero riusciamo ad arrivare in Australia, esatto, o in Canada... È una cosa bellissima, quindi secondo me è un collegamento importante di tanti del nostro territorio con la loro città. Noi vediamo da dove arrivano telefonate, noi ci arrivano un sacco di messaggi dall'Australia, dal Canada, molte comunità. Chi è fuori c'ha ancora di più il desiderio di sapere, di ascoltare. Perché noi in questo momento abbiamo reso felice un po' una persona che viene in Australia, abbiamo ricordato da tanto tempo che non viene in Italia. Benissimo. Io la saluto, sì. Buon pomeriggio, a martedì. Ci vediamo martedì. Questa viene registrata sul canale 94 e 98 del Digitale Terrestre, lo potete continuare a vedere sui social. Puntualissime alle 14:40 cominceremo. Ormai ce li pigliamo, se no pigliamo in giro. Ci vediamo, arrivederci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.